Italia, bellezza. Quante volte abbiamo ricordato una scena di un film solo ripensando alla sua musica, alla colonna sonora? Beh, tante, tantissime. Anzi, possiamo dire che molti film non ci sarebbero piaciuti, diciamo, meno senza la loro colonna sonora. Insomma, molte volte il nostro ricordo è legato veramente solo alla musica. Lo sapevate che tra le nostre eccellenze didattiche ci sono anche scuole con corsi di composizione di musica per il cinema? Beh, oggi ve ne parliamo, e anzi ce ne parlerà il nostro ospite, è fresco di un master in musica da film presso il St. Louis College of Music di Roma, e sto parlando di Gabriele Ceccarelli. Buongiorno, ben arrivato, grazie. Allora, questo giovane ragazzo che vedete ha 27 anni, è di Frosinone ed è specializzato proprio in musica da film, però è anche, tra virgolette, insomma, molto sostanzialmente, un eccellente pianista jazz. Allora, come ti sei avvicinato alla musica? Innanzitutto ti ringrazio per l'eccellente. E la verità. È stato... e la verità, lo sai che ti seguo da tempo. È così. Comunque, è tutto partito quando avevo 7 anni e mio padre mi ha portato alla mia prima lezione di musica. Il mio maestro si chiamava Vittorio, e anche se il vero fuoco sacro, ok, quel momento in cui ho capito che quello che volevo fare era veramente dedicarmi alla musica, è avvenuto un po' più tardi, intorno ai 13 anni, quando ho ascoltato il disco Creuse de Main di Fabrizio De André e Mauro Pagani. Sì. Senti, a proposito di musica da film, Gabriele, la musica è un'arte di per sé completa. Allora, la domanda che ti vorrei fare è questa. Utilizzare la musica al servizio dell'immagine, no? Mi chiedevo, non svilisce o riduce, erode l'essenza della musica stessa in quanto espressione artistica? Allora, assolutamente no. E ti spiego subito il motivo. Perché? La musica è sempre stata un'arte funzionale a qualcosa, ok? Se vogliamo fare un esempio in passato, pensiamo alle, non lo so, alle grandi messe di Palestrina o di Bach o di Verdi, ok? Pensate per essere funzionali alle celebrazioni liturgiche, ok? Oppure alla musica di Duke Ellington al Cotton Club, pensata per essere funzionale alla danza. Ecco, per me è la stessa cosa. La musica può essere funzionale a tanti fini, compreso quello di accompagnare l'espressione artistica del regista sul grande schermo. Mi piace questa concezione di funzionalismo applicata alla musica, mi interessa molto. Allora, nel balletto, nell'opera, l'autore della musica è sempre al primo posto rispetto al coreografo e al librettista, ma nella musica per il cinema, caro Gabriele, non è così. Allora, io vorrei conoscere da te il segreto per un compositore che riesca a scrivere una bella, interessante colonna sonora. Ok, risposta telegrafica, umiltà. Umiltà. L'umiltà di mettere da parte il proprio ego, fare un passo indietro e dedicare le proprie conoscenze, le proprie competenze, la propria tecnica esclusivamente al fine di valorizzare l'espressione artistica intesa dal regista, no? Perché poi il regista ha questa abilità di dover gestire e coordinare tutto ciò che c'è dietro. Quindi, alla realizzazione funzionale di un film. Al prodotto, esatto. All'opera d'arte. Esatto. Sembra non sono molto, io, molto ma interessante. È, non sono io, ma quello ma che il regista, io esprimo. Io sono al servizio della sua espressione. Molto interessante. Allora, Gabriele, con la nostra Cinzia De Filippis e il nostro Riccardo Nisini, tu ci hai portato a visitare il St. Louis College of Music di Roma. È un servizio molto bello e particolare. Vediamolo e poi torniamo qui in diretta una mattina in famiglia. Mi trovo al St. Louis College of Music di Roma. Sto per incontrare Gabriele, un pianista dallo spirito libero. Ciao Gabriele, so che ti sei formato in questa scuola che è molto dinamica per gli allievi. Sì Cinzia, questo college consente di scegliere tra oltre 360 insegnamenti e non a caso qui oltre 1800 studenti provenienti da tutto il mondo decidono di studiare ogni anno. Possono optare per studiare in oltre 50 aule multifunzione e hanno anche la possibilità di approfondire le proprie conoscenze utilizzando gli studi di registrazione. So che fra i tanti corsi ne hai scelto uno davvero molto interessante. Sì, ho seguito il master in composizione e musica da film. Pensa che fin da subito entri in quest'aula e ti trovi di fronte all'immagine di un film come su un grande schermo. Insieme ai nostri insegnanti impari ad affinare le tue competenze compositive, cimentandoti nella scrittura di musica per spot,
spettacoli di danza o di teatro o cinematografici. E come fai a sapere che hai fatto un buon lavoro? A questo proposito è fondamentale il feedback di un'esecuzione dal vivo. Per questo ogni anno presso l'Auditorium Parco della Musica si svolge un'esibizione chiamata INCRA. E spesso la cosa più bella di questo evento è che abbiamo la possibilità di cimentarci nella direzione dell'orchestra stessa, che esegue le nostre composizioni accompagnate dalla proiezione di filmati. Professore, lei ha insegnato tante cose a Gabriele, che cosa possiamo dire di lui? Possiamo dire che Gabriele è un ragazzo di talento, molto portato proprio per la musica, sia come natura, ma è anche molto serio nello studio. Infatti si è molto applicato nel master di musica per film e ha scritto delle partiture complesse. Lo posso dire questo perché appunto io ho lavorato per più di 10 anni con Ennio Morricone e quindi sono rimasto veramente soddisfatto del lavoro che lui ha svolto come allievo. Parole bellissime, Gabriele. Allora, però è il momento di suonare, siccome Gabriele, abbiamo detto, è anche un bravo pianista jazz, ci ha fatto un regalo. Ha fatto un regalo a tutti noi di Una Mattina in Famiglia, a tutti voi che ci seguite, ha realizzato un medley basato sulla grande colonna sonora di Ennio Morricone per l'indimenticabile film di Giuseppe Tornatore, La leggenda del pianista sull'oceano. Per voi, un regalo di Gabriele. Guardiamo. Devo dire che ci hai fatto veramente venire la pelle d'oca, bellissimo. Quindi grazie di cuore a Gabriele Ceccarelli, noi ti aspettiamo ancora e auguri per la tua carriera. Grazie. Buona fortuna e buona vita. Grazie per avermi Gabriele, invitato. A te. Grazie.